Ciao a tutti ragazzi, questo video non avrebbe dovuto cominciare con me qui nel mio studio, ma mi sembrava un attimino il caso di farvi una piccola premessa, poi mi rivedrete anche comunque sia in fondo al video. Questo video è stato registrato durante il mio soggiorno torinese, che era durante il weekend del 2 giugno, e sono andata lì sia per visitare la città, cosa che vedrete in questo video, sia anche per vedere la finale di Champions League in piazza. Diciamo principalmente per visitare la città, però ho approfittato del fatto che ci fosse la Juventus in finale di Champions per appunto andare a vedere la partita. Sapete tutti quello che è successo in Piazza San Carlo, quindi in questo video non in maniera specifica, ma nel prossimo sì vedrete appunto la mia reazione a caldo, aggregata agli eventi della nottata, della serata. In questo video per l'appunto l'ho registrato durante tutto il mio soggiorno torinese in modo da farvi vedere in un unico video quello che si può fare e vedere a Torino, quindi in particolare nell'ultima parte, che è la parte appunto in cui del giorno successivo a quello che è successo, probabilmente non mi vedrete particolarmente a posto da un punto di vista emotivo, avevo anche un po' gli occhiali un po' sfasati, infatti mi vedete con gli occhiali vecchi adesso. Quindi ecco, spero che vi possa comunque piacere il video, nel caso lasciate un bel like. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Mi vedete in una nuova location perché questa volta vi porto a Torino. È il ponte del 2 giugno, quindi sto approfittando del fatto che la biblioteca rimarrà chiusa il sabato e ho preso anche per un giorno di permesso il lunedì in modo tale da farmi un lungo weekend torinese. Sono arrivata stamattina presto con l'autobus, con Flixbus, appunto ho fatto la notte in corriera, non è il massimo della comodità, ho tutta la schiena un po' dolorante, ma insomma ci si adatta. Ho già preso un caffettino al volo e adesso sto procedendo verso l'ostello in cui in realtà non potrò entrare fino alle 2, ma spero che almeno mi facciano fare il check-in comunque e lasciare le valigie. Cos'altro dirvi? Ci vediamo in giro per la città. Questo video sarà appunto incentrato sulla parte un pochino più turistica, mentre quello che vedrete la prossima settimana sarà più che altro incentrato sulla mia passione che è la Juventus. C'è anche la finale di Champions in programma questo weekend, quindi mi sembra doveroso ed obbligo dedicargli almeno un video, indipendentemente da come finirà. Quindi ci vediamo a breve con Torino. Purtroppo la zona dell'ostello, diciamo, non è propriamente il massimo e non è nemmeno molto raccomandabile, ma comunque sia è molto carina perché sono nel vecchio villaggio olimpico del 2006 e adesso sto salendo alla passerella per andare a fare un giro al Lingotto, molto veloce in realtà. Questa è la passerella olimpica e dovete credermi se vi dico che fino a 5 minuti fa pioveva, c'era il diluvio. È uscita fuori veramente una giornata splendida. Appunto, avete visto anche il Lingotto, sostanzialmente uffici più centro commerciale. Mi sto dirigendo verso la prima tappa, che è il Parco del Valentino, con la ricostruzione del borgo medievale. Questa qui è la fontana dei 12 mesi, che purtroppo è in ristrutturazione. Sono qua, non so esattamente quanto andranno avanti, ma è un po' un peccato perché merita una visita. Eccomi qua, da questa parte c'è il Po, non so quanto potrete vedere, mentre da quest'altra c'è il borgo medievale. E adesso ci addentriamo per le viuzze.
Qui dietro di me vedete la Venaria Reale, la Reggia, ero in zona perché comunque non è molto lontano dallo Juventus Stadium, quindi ho fatto un salto qui, non entrerò in ogni caso, sono venuta qui a curiosare, me la lascio per quando tornerò a Torino in futuro magari. In ogni caso vi lascio qualche immagine qui da qui all'esterno. Cominciamo con una serie di chiese. La prima non poteva che essere il Duomo con la Cappella della Sindone. La Sindone in realtà non è visibile al pubblico, tranne che per le ostensioni, quelle pubbliche ovviamente, quindi non si può vedere, però in ogni caso il Duomo è gratuito e anche la Cappella è gratuita. Sempre per la serie delle chiese gratuite, spero che mi sentiate, qui c'è la chiesa di San Lorenzo. Quello che avete appena visto è il Santuario della Consolata, che è una piccola chicca assolutamente gratuita e imperdibile di Torino. Qui dietro c'è un altro gioiellino torinese che è la Cappella dei Mercanti. Terzo giorno, dopo ieri sera comunque sia ho deciso di appunto rimanere qui, sfruttare tutti i giorni a mia disposizione e appunto la prima fermata di oggi è La Mole con il Museo del Cinema. Ragazzi, benvenuti in Piazza Castello. Questo qui è Palazzo Madama, poi qui c'è la Biblioteca Reale con anche l'Armeria Reale, questo qui è il Palazzo Reale ovviamente, e qui c'è i due ingressi per la Chiesa di San Lorenzo. Qui appunto il Palazzo della Regione e questa è la veduta completa della piazza. Questa dietro di me è Piazza San Carlo, il giorno dopo, il 4. Vi basti sapere che ero qui io ieri sera per vedere appunto la partita. Non mi sono fatta fortunatamente nulla di grave, qualche botta, un piccolo taglietto alla gamba, ma niente di assolutamente irreparabile. Se volete vedere la mia reazione a caldo a quello che è successo, vi rimando al video che uscirà la prossima settimana. Thank you.
prossima tappa di giornata, dietro di me il Museo Egizio. Il video si conclude qui, spero che vi sia piaciuto, nonostante nell'ultima parte non fossi particolarmente a fuoco, diciamo così. In ogni caso spero che vogliate lasciarmi un like, che vogliate condividere questo video se appunto avete trovato interessanti le attività che ho fatto a Torino. Se avete qualche altro suggerimento, magari di qualche attività da fare che non ho fatto io, potete lasciare un commento qui sotto. Vi ricordo che in descrizione trovate il link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!